Santa Maria Crocifissa di Rosa. Ogni volta che tentiamo di delineare il profilo di un santo, dobbiamo ricostruire, in quanto è possibile, l'ambiente in cui egli è vissuto, le opere che ha realizzato, il volto di coloro che ne hanno condiviso il carisma e ne hanno accolto l'eredità ideale e pratica. Se è vero, infatti, che Cristo è il centro del cosmo e della storia, è altrettanto vero che i santi sono diventati tali proprio perché si sono dedicati con tutta la loro persona e la loro azione a mostrare che Cristo era davvero il centro di quel frammento di storia e di mondo in cui essi si trovavano collocati. Ciò spiega perché è giusto accostarsi con maggiore affetto e venerazione a coloro la cui santità ha illuminato la città dove tu stesso vivi, percorrendo le strade che tu stesso tutti i giorni percorri, frequentando le stesse chiese, guardando gli stessi antichi palazzi, sentendo risuonare gli stessi nomi. Se io oggi elencassi tutti i cognomi dei bresciani, la cui storia si è incrociata con quella di Santa Maria Crocifissa di Rosa, molti di voi sentirebbero risuonare il loro stesso cognome, e questo fa sempre un po' di impressione, perché mette in evidenza che la santità, anche la più eroica e generosa, accade sempre dentro la più normale quotidianità. Anche oggi i santi sono al nostro fianco. Quando Paola di Rosa nasce a Brescia nel 1813, siamo in un periodo storico cruciale. Si sta dissolvendo tutto un passato, quello dell'antico regime, e le rivoluzioni sociopolitiche non sono ancora concluse, anzi si è prossimi alla restaurazione del 1815. Ma ormai il processo iniziato dalla Rivoluzione francese è irreversibile. Sta nascendo l'epoca dei nazionalismi, degli stati che cercano ognuno esasperatamente una propria unità e indipendenza e si preparano alla reciproca conflittualità. Inoltre, la rivoluzione industriale sta dando un aspetto diverso, prima impensabile, agli stili di vita, ai metodi e ai ritmi del lavoro, ai rapporti tra gli uomini. Qualcosa di ancora più grave sta poi fermentando. Sta per affermarsi e diffondersi un antico sospetto che prima era alimentato solo in alcune cerchie ristrette e che ora dilaga quasi come mentalità comune e cerca di farsi storia e cultura. L'idea che progresso debba significare rifiuto della Chiesa e della sua tradizione, della sua fede, che progresso voglia dire restituire all'uomo quelle qualità che egli prima attribuiva a Dio e a Cristo. Il nuovo credo professa dunque che è l'umanità ad essere divisa e a meritare un vero e proprio culto, e soprattutto è l'umanità ad essere padrona del suo proprio destino. La famiglia di Rosa contribuiva anche a scrivere la grande storia della città, ma questo riguardava soprattutto il papà di Paola, il nobile Clemente di Rosa, che apparteneva a quel gruppetto di laici, innanzitutto cattolici, fortemente impegnati sia nell'ambito sociopolitico che in quello ecclesiale, che il popolino chiamava affettuosamente i santoni. Nei suoi 83 anni di vita, la personalità di Clemente di Rosa segnò profondamente la storia di Brescia. Eppure,
Quest'uomo, dalla fede operosa e dalla carità intraprendente, non si può dire che sia stato particolarmente privilegiato dalla provvidenza. Le disgrazie sembravano abitare nella sua casa patrizia. La moglie gli morì a 39 anni. Dei 9 figli, 2 morirono nel primo anno di vita. Una bambina gli morì a 5 anni. Altri 5 figli gli morirono tra il 1833 e il 1839, in 6 anni, ed erano tutti tra i 20 e i 30 anni di età. L'unica che sopravvisse al padre, ma per poco, fu la nostra Paola, che pure morì anch'essa a 42 anni di età. E a lui Dio chiese invece di vivere molto a lungo. Vecchio 82enne, toccò a lui, quando la città fu piegata dopo le celebri 10 giornate, presentarsi davanti al maresciallo tedesco, che minacciava impiccagioni e condanne, e dirgli fieramente: «Da parte nostra, eccellenza, vi dispensiamo dal darci alcun spettacolo di sangue». Abbiamo dunque una tipica famiglia della nobiltà bresciana, la cui storia scorre tra due sponde: quella di una prestigiosa presenza sociale ed ecclesiale, in cui la fede dimostra la sua robusta incisività, e quella fatta di private sofferenze profonde e incolmabili, in cui la fede è immensa capacità di abbandono umile al disegno misterioso di Dio. E di quale preziosa materia sia fatta questa fede, lo possiamo comprendere osservando questa nobile e dolorante famiglia, in quel preciso momento in cui sta per decidere, con un gesto totalizzante, la futura santità di Paola. Siamo nel 1836. Al cavaliere di Rosa, dei 9 figli, ne restano soltanto 4. Una si è fatta suora visitandina. I 2 maschi si dedicano agli studi e al matrimonio. Casa di Rosa è una casa patrizia che deve mantenere il suo tono e il suo decoro sociale, dove occorre esercitare una forte autorità e una opportuna sorveglianza sui numerosi domestici e in ambiti molteplici, dalle scuderie alle cucine, ai granai, alle cantine, al guardaroba. Ed è diretta dalla 22enne Paola, alla quale il padre ha affidato in sovrappiù la direzione morale della filanda di Acqua Fredda con le sue 70 operaie. Ebbene, cerchiamo di immaginare concretamente questa situazione familiare e ritorniamo a quel terribile 1836, quando si sparge la voce che il colera, terribile malattia mortale fino allora sconosciuta e che nessuno sa come curare, sta per giungere a Brescia. L'epidemia scoppia infatti violentissima e dura circa 6 mesi. In 6 mesi, su 31.500 abitanti di Brescia, 3.200 vengono colpiti e ne muoiono 1.600, mentre moltissimi abitanti sono fuggiti dalla città. In una lettera di un noto personaggio del tempo, l'avvocato Manziana, si legge: «Noi siamo inondati da questo terribile flagello che fa stragi sopra questi abitanti e in ogni ceto di persone, infierisce ed ammazza in poche ore. Un buon numero si sono ammalati dallo spavento. Gli abitanti sono fuggiti per una metà, alcuni alle loro campagne, altri nelle valli e per le montagne, altri per il Tirolo. Brescia pare deserta, le botteghe più della metà sono chiuse e le case disabitate». I primi casi di contagio si ebbero ad aprile.
e a metà giugno c'era già il panico e per di più la città fu scossa da un grave terremoto. Il 22 giugno 1836 il Cavaliere di Rosa riceve una lettera dall'unica figlia che abita nella sua stessa casa. Carissimo papà, il mio vivissimo desiderio sarebbe d'approfittare del mezzo che Dio mi dà d'aprirmi il paradiso col praticare l'atto di carità in assistere all'ospedale le povere colerose. Lasciate che mi dedichi al servizio di queste povere infelici. Voi fate al Signore il sacrificio della vostra Paolina e io lo farò della mia vita. Dopo aver molto pregato col cuore stesso di Abramo, costui non solo accettò, ma confesso che se non m'avesse trattenuto il pensiero d'esser padre di famiglia, vorrei seguirla anch'io. Così erano fatti certi cristiani bresciani d'allora. Assieme a una compagna, che poi la seguirà per sempre, un'altra nobildonna più avanti negli anni, Paola cercò un appartamentino vicino al lazzaretto, in modo da non aver più contatto con la famiglia. Stese una breve regola di vita sugli orari e le norme igieniche da seguire, e poi varcò la soglia di quello che lei stessa poi definirà lo spaventoso recinto. L'esempio fu così travolgente che qualche altra ragazza della nobiltà la imitò. Il lavoro era sfibrante, dovere continuamente ripulire tutto dallo sporco più ripugnante, tentare in ogni modo di riscaldare le malate con mattoni caldi e coperte, rispondere a continue e ossessive richieste di acqua, fare suffumigi, accogliere le nuove arrivate che entravano a ondate, seguire gli esperimenti dei medici che cercavano di inventare un qualche rimedio, rasserenare anche fisicamente, tenendole e carezzandole, le malate più disperate, portare via i cadaveri. E tutto questo fa sì che, in quel regno d'orrore che un niente sarebbe bastato a tramutare in una bolgia di disperazione e di furore, si potesse percepire sensibilmente la presente carità di Cristo. Quelle giovani ragazze, mentre sorreggevano le morenti e le cullavano con infinita tenerezza e serenità, avevano diritto di parlare di Lui. E quei volti atterriti e quei corpi scossi da brividi affrontavano la morte sentendosi amati e perciò offrendosi similmente. Né Paola né le sue compagne furono contagiate dal male, ma in casa di Rosa il fratello maggiore Filippo morì di colera fulminante a 27 anni, lasciando la moglie e i due bambini. I santi non contrattano le loro opere con Dio per essere preservati nei loro affetti. Intanto, finita l'emergenza del colera, la vocazione di Paola va lentamente maturando verso la sua forma definitiva, man mano che lei si prende cura dei bisogni che incontra. Se il servo di Dio Ludovico Pavoni fonda una scuola per sordomuti, Paola fonda quella delle sordomute. Accetta a 22 anni la responsabilità delle povere ricoverate di Casa d'Industria, poi anche quella delle ragazze che allora venivano dette pericolanti, perché destinate, prive com'erano di ogni sostegno e istruzione, a essere usate e gettate come cose di poco conto. Ma la preoccupazione principale del cuore resta all'ospedale, dove Paola e il gruppetto di alcune amiche si dedicano per circa 3 anni all'assistenza volontaria. Non sono suore, sono ragazze di nobile famiglia che scelgono di offrire tempo, energia, affezione a chi soffre, invece di spenderlo a progettare feste,
conversazioni, matrimoni, rinunciando di fatto ai facili privilegi possibili della loro condizione sociale. Allora, l'assistenza ospedaliera era affidata a personale stipendiato, non qualificato e in ogni senso demotivato, e negli ospedali regnava l'incuria e il sotterfugio immorale. Quelle assistenti volontarie osservavano quel che accadeva e lentamente maturavano la loro decisione: offrirsi gratuitamente di assumere l'intera gestione dei servizi ospedalieri. Il personale medico e amministrativo doveva continuare come prima a gestire l'ospedale, ma loro avrebbero pensato a reclutare, formare e dirigere tutto il personale infermieristico. E questa l'intuizione geniale per il suo tempo di Paola Di Rosa. Non si trattò semplicemente di fare della carità. Lei appartiene alla classe sociale dirigente. Sa che cosa vuol dire avere domestici, guidare una casa patrizia, gestire una filanda. Per ora non si tratta solo di fondare una congregazione religiosa. Si tratta anche di gestire cristianamente una impresa, quella del servizio infermieristico, e di farlo efficacemente, non per denaro, ma per amore a Cristo e ai poveri malati. Paola Di Rosa non aveva falsi pudori sociologici. Chiama a lavorare con lei in ospedale due classi di persone: quelle capaci di dirigere e di mettere a disposizione i loro beni dotali e quelle che possono offrire soltanto la loro robusta capacità di lavoro. Questa è la società del tempo e da questa deve venire la soluzione del problema. Le differenze sociali e di ruolo tra le stesse volontarie saranno convergenti e non conflittuali, perché saranno superate alla radice. Colei che entrerà nell'impresa progettata da Paola non lo farà per denaro, ma per amore, e colei che vi si dedicherà, sia chiamata a dirigere oppure ad eseguire, avrà la stessa regola di vita, la stessa formazione interiore, la stessa esperienza spirituale, la stessa dignità vocazionale. E questa la genialità. Paola prende un pezzo di società del suo tempo, così com'è, e lo innesta nell'ospedale, e lo fa vivere come una comunità religiosa, senza pretendere di abolire quelle differenze che allora sono assai realistiche e devono essere realisticamente considerate, ma superandole dall'interno del cuore di ognuna, in vista dello scopo comune. All'inizio non si trattò di una congregazione religiosa già costituita, fu una pia unione di laiche. Quando giungerà da Roma l'erezione canonica dell'Istituto delle Ancelle della Carità, e in quel giorno del 1852 esso avrà una sola suora professa, Paola, che solo allora prenderà il nome di Suor Maria Crocifissa, la Pia Unione lavora già da 12 anni. Per 12 anni l'esperienza condotta è stata quella di un gruppetto di signore e di molte infermiere o serventi che vivono assieme come Pia Società e che hanno lottato per essere riconosciute come tale dalla Imperial Regia Delegazione. Quale sia il cuore che anima la nascente istituzione, quale sia la fonte del suo carisma, è espresso con particolare bellezza da un episodio che segna i giorni delle origini. Paola deve garantire davanti alla direzione dell'ospedale l'alloggio per tutte le sue ancelle, e si tratta di più di 30 persone.
Occorre dunque molto denaro e ancor più ne occorrerà quando l'associazione comincerà a dilatarsi. Così ella decide di richiedere al padre i beni destinati alla sua dote, ma per questo deve prima annunciargli il fidanzamento. Gli scrive dunque di aver cambiato idea, di volersi sposare. Prima pensava di restare sola, ma il cuore umano è mutevole e così ha deciso di accettare un partito assai vantaggioso. Si dice convinta che anche il padre ne sarà entusiasta, perché il fidanzato è un suo amico di cui anche egli ha molta stima. Non gli dice quale sia l'età del fidanzato, perché, aggiunge, quando ne udrete il nome saprete anche questo. Lo avverte intanto che probabilmente certi conoscenti troveranno da ridire su quel fidanzamento, ma tanto le meraviglie durano al più 3 giorni. Si tratta dunque di un fidanzato che nessuno le ha cercato, neanche lei stessa, ma è stato lui piuttosto a volerla insistentemente. Ci sono, è vero, quelle sue compagne con cui sta fondando una pia unione, ma non c'è da preoccuparsi perché loro sono contente del suo fidanzamento, anzi ne avranno vantaggio perché la sua dote andrà a loro, dato che il fidanzato è così ricco che non ne ha bisogno. Conclude finalmente la lettera rivelandogli l'unica cosa che ancora manca: il nome del fidanzato. Egli è Gesù di Nazareth, presso il quale desidero che mi teniate in decoro, come avete già fatto e come fareste con un altro genero nell'affidargli la vostra affezionatissima Paolina. Questa lettera è un piccolo capolavoro in cui la fede, la tenerezza e l'abilità si mescolano assieme. C'è tutto l'amore per Cristo, tutta la tempra della sua stirpe, tutta la capacità imprenditoriale, mescolate assieme nel crogiuolo della carità. Gli inizi della Pia Unione furono pieni di contrasti. Mentre la città si riempiva dell'ammirazione dei buoni e le malate si sentivano tutte riconfortate, alla direzione dell'ospedale non pareva vero d'avere un contingente di infermiere così disciplinato, così dedito al lavoro e oltretutto così poco costoso, ma pretendeva d'averne il totale controllo. Paola resistette con incrollabile fermezza, giungendo fino a decidere il ritiro di tutte le sue ancelle dall'ospedale se la direzione non recedeva dalle sue pretese. Allora un torrente di meschinità, di cattiverie, di accuse si riversò su quella nascente esperienza e per 2 anni il più becero anticlericalismo le si scagliò contro cercando di distruggerla. Ma accadde quel che sempre avviene nelle opere volute da Dio. La tempesta non riesce a sradicarle, piuttosto le irrobustisce. Contro ogni speranza e contro ogni memoriale d'accusa, l'imperial regia delegazione approvò la Pia Unione. Ma c'è una pagina di questa storia di santità che non abbiamo ancora raccontata, anzi l'abbiamo finora volutamente censurata. Una pagina che può turbare e perfino disgustare se non la si comprende nella sua mistica profondità. Perciò prima è necessaria una premessa che richiede molta attenzione, anche se intanto non se ne comprende ancora lo scopo. Noi crediamo in Cristo, vero Dio e vero uomo, e crediamo che con la sua incarnazione
il Figlio di Dio è disceso fino a penetrare dentro tutto l'abisso della nostra perdizione. Egli ha preso su di sé, davvero, tutti i nostri peccati, la nostra condanna. Non è facile per noi capire come potesse Gesù sulla croce essere assieme, nello stesso tempo, nella sua unica persona, il Figlio beato di Dio Padre e il Figlio dell'uomo che si sente da Lui abbandonato. Quel Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il mistero più profondo della nostra fede. Gesù ha sofferto per i nostri peccati, addossandoseli, portandone la pena e il disgusto, come se li avesse commessi Lui. Come è potuto accadere questo? Nemmeno i teologi possono spiegarlo, ma solo i santi, e non tutti i santi, ma solo alcuni ai quali Cristo chiede di sperimentare personalmente qualcosa della sua passione. Chi è chiamato a questo compito di testimonianza vive un'esperienza straziante in cui beatitudine e terrore si fondano assieme, come si fondono fede e quasi disperazione, amore purissimo e turbamento di tutto l'essere, tranquillità esteriore e angoscia interiore. Pochi sono i santi ai quali ciò è stato chiesto con la stessa intensità e gravità con cui è stato chiesto a questa nostra santa. Sappiamo che Paola di Rosa, solo negli ultimi 3 anni della sua vita, si chiamò Suor Maria Crocifissa. Dobbiamo però comprendere questo. Allora, non si trattò soltanto della cerimonia formale di un cambiamento di nome, secondo l'uso di un tempo nei conventi. Fu piuttosto il venire alla luce, quasi di un'altra persona, che da tempo conviveva in maniera inspiegabile con quella che tutti conoscevano e ammiravano. Una vera e propria schizofrenia spirituale, nota solo al suo confessore, provocata non da malattia della psiche, ma da un'azione irresistibile della grazia di Dio. Pensiamo dunque prima a Paola di Rosa, a tutto quello che ha fatto e costruito, al suo equilibrio umano, al suo carisma di maternità, alla sua capacità educativa, alla sua forza nelle avversità, al suo riconosciuto eroismo spirituale, ma anche alle sue opere sociali, alle fondazioni, ai contratti che deve stendere e onorare, alle pressioni cui deve resistere, a tutto ciò che deve contemporaneamente reggere e guidare. Uno storico ha detto di lei: ha nelle vene il sangue di una manager lombarda. E non si può essere manager senza una vera e propria capacità imprenditoriale, tanto più se la si applica alla carità. Ed ora pensiamo a Maria Crocifissa. Non al nome che verrà tardi, ma all'esperienza interiore che inizia già a 17 anni. Dice il suo confessore: non ebbe giorno che fosse libera da tentazioni e non ebbe tentazioni con cui non sia stata tentata. E tali tentazioni riguardavano tutto ciò che può essere atto a sconvolgere la mente e il cuore. A 17 anni si è consacrata virginalmente a Gesù Cristo e da allora le tentazioni più feroci contro la castità non la abbandoneranno più. Non solo quelle ambigue e rivoltanti che si fanno immaginazione e sensazione torbida, ma quelle che pervadono tutto l'essere e dal corpo risalgono fino al cuore, fino alla mente, fino all'anima. Le sembra di non credere a nulla, continuamente tentata di deridere Dio, la sua incarnazione, i suoi sacramenti, la sua presenza nell'Eucaristia. Non riuscirà mai a fare la comunione senza dover superare un istintivo rifiuto che la sconvolge fino a farla star male e poi subito la paura d'aver sacrilegalmente peccato.
Non riuscirà mai a confessarsi senza provare ribrezzo e perfino odio verso il sacerdote che la confessa e a cui tuttavia obbedisce totalmente come a un padre. Vuole pregare e la bocca le si riempie di bestemmie. Agisce sempre con la più delicata carità e le sembra di odiare fino a desiderare di uccidere. Viveva in uno stato quasi continuo di aridità, di desolazione e di tenebre, e questo per tutta la vita, dai 17 anni alla morte. Ebbe la tentazione continua della disperazione, non escluso il suicidio. Sensazione d'aver davanti il cielo chiuso per sempre e l'inferno aperto, tanto da rendere inutile e ridicolo il tentativo di compiere il bene e assurda ogni opera, sempre compreso lo stesso istituto da lei fondato. Avverte continuamente Satana presente che le offre la pace e la tranquillità se abbandona tutto e si affida a lui, e che finisce per percuoterla fino a lasciarle i lividi per tutto il corpo per il fatto che lei non cede. Durante la preghiera, che pure desidera di cuore e compie fedelmente, si ritrova, senza volerlo, a pregare Dio di dannarla, a pregare perché tutti possano odiare Dio. E quando il tormento si placa, qualcosa di ancora peggiore, una spaventosa indifferenza per tutto. Io non credo nulla, nulla spero, nulla amo, di nulla temo. Ah, calma più tormentosa della tempesta stessa. C'è negli scritti che la riguardano una domanda terribile che descrive bene questa esperienza indicibile. O Dio, che differenza c'è tra me e il demonio? Scrive suo confessore, che era uno tra i più dotti santi preti che avesse allora il clero bresciano. Il suo patire è così atroce che non si saprebbe come descriverlo. Sono vecchio nel ministero. Ho letto vari mistici attorno ai patimenti cui Dio sottopone talora un'anima, e confesso il vero che, tranne il dire, come asseriscono alcuni, che l'anima soffre pene simili a quelle dell'inferno, non saprei esporlo con altre espressioni. In una parola, quest'anima è sotto il martirio di mille croci, ciascuna delle quali sarebbe capace di fare impazzire. Tentare un'analisi sulla scorta delle scienze psicologiche non servirebbe, perché in questi casi Dio agisce proprio come se consumasse la psiche, e tuttavia ci mostra assieme come, da tutto questo fuoco distruggente, egli sappia far emergere non una personalità contorta, dissociata, isterica, ma tranquilla, buona, costante, operosa, caritatevole, come era Gesù sulla croce verso il ladrone pentito. Inoltre, anche per Suor Maria Crocifissa, accade il continuo miracolo. In mezzo al tormento, Dio mio, perché mi abbandoni, il lampeggiare improvviso di un amore assoluto, Padre, nelle tue mani, io affido il mio spirito. Un giorno, Paola Maria Crocifissa disse al suo confessore che per lei la più grande croce sarebbe stata quella di essere priva di croci, perché, spiegò, intanto che si sente il peso della croce, non si può tralasciare di stare attaccati a Dio e di pregarlo sempre. È ciò che Dio chiese a Paola Maria Crocifissa di Rosa: essere gettata in un mare di sofferenze, ma nella massima adesione d'amore alla croce stessa di Cristo. Quando finalmente giunse il momento del suo incontro definitivo con colui che le aveva chiesto un così grande amore,
da farle rivivere il santo mistero della sua santa passione. Mentre ormai stava per morire, le dissero che una messa veniva celebrata per lei nel santuario della Madonna delle Grazie. Si raccolse allora in preghiera e quando la messa finì, si vide il suo volto divenire splendente come per un presagio di risurrezione, come per la gioia di una sconosciuta esperienza di totale pace. Disse soltanto sorridendo: «La grazia è fatta», e spirò. Quella figlia che Dio aveva abbandonato a condividere la lacerante passione di suo figlio si ritrovava ora tutta intera nelle mani affidabili del Padre Celeste.